Buongiorno, come state? Tutto bene? O buonasera, insomma, a seconda di quando guarderete questo nostro, come sempre, consueto post che racconta un po' quello che ci siamo detti martedì mattina. Intanto ho aperto subito con un calendario che ho acquistato. O meglio, ho fatto una donazione in palestra dove ero andata a questo calendario per sostenere i bimbi del reparto pediatria anche oncologica di Savigliano, e quindi ho fatto, diciamo così, una piccola donazione per sostenere anche questo progetto. E poi, quindi partendo così, e quindi essendo partita già un po' in ritardo, siamo poi tornati insieme e abbiamo raccontato un po' di cose. Intanto, come sempre, il tempo, un po' di pioggerellina, un po' di sole. Da me, ad esempio, era un po' nevischiato, ma in realtà non c'era più tutta questa neve. E poteva anche andare bene, insomma, un peccato, ma poteva anche andare bene. E poi abbiamo iniziato anche a raccontare un po' di avvenimenti, di eventi sotto Natale. E allora, subito il maestro Domenico ci aveva ricordato subito che i giorni successivi sarebbe stato San Nicola, o meglio conosciuto nel mito di Santa Claus, vescovo vissuto nel IV secolo, festeggiato in Turchia invece dal 7 al 9 maggio a Mira, diceva in occasione del passaggio della transazione delle ossa del santo. E quindi praticamente abbiamo un po' fatto abbiamo dato un'idea anche delle feste che stanno arrivando. Tra l'altro, anche Alan ci diceva che a Milano era tempo di feste, di mercatini, ovvero della Fiera dell'Artigianato a Rufiera fino a domenica. È che io avevo anche detto: caspita, sarei voluta andare, da tanto che dico che voglio andare a quella fiera, poi non riesco mai ad andarci, e anche quest'anno niente perché, insomma, sono sotto lavoro e quindi non posso andare, mannaggia, ma insomma, ci voglio andare, prima o poi ci voglio andare. Poi è vero che ho acquistato già qualcosina, ma insomma, il fatto di poter andare anche a sbirciare magari qualche novità, insomma, può non essere male. E poi cosa ci siamo detti? Ah, c'era chi come Carlo era ammalato e quindi un po' di influenza, e vabbè, male di stagione, ma noi gli abbiamo tenuto compagnia. Peter, che aveva fatto anche la famosa domanda: ma scusa, Babbo Natale alla fabbrica dei regali? La Befana no, perché? E quindi c'era stato anche questo dibattito sul capire un po' la differenza tra Babbo Natale e la Befana. Io ho detto che la Befana, portando il carbone, non ha bisogno di tutte queste, di tutti questi, diciamo così, aiutanti e neanche fabbriche. E lui subito, Peter subito mi aveva detto: sì, ok, va bene, però ad esempio Babbo Natale va su una bella slitta trainata, insomma, lo sappiamo, no? Da Rudolph e tutti gli altri, e invece la Befana su questa scopa, viaggia su questa scopa vecchia. E io gli ho detto: sì, perché noi Befane siamo vintage, ci piace utilizzare oggetti di recupero. Ecco, e quindi avevo servito anche questa risposta, logicamente in modo simpatico. E poi mi era stata chiesta un po' la meta di dove sarei andata, ad esempio a Capodanno. Ecco, e lì finalmente sono riuscita a dire che sarei andata, o meglio, andrò a Trieste. Infatti ho chiesto anche delle informazioni, tra cui, insomma, Megana Turista e Alan mi hanno detto che mi avrebbero dato un po' di informazioni, che Trieste, il centro è bellissimo, e poi c'è da visitare anche il castello di Miramare, che è a picco sull'Adriatico, da vedere assolutamente, come mi diceva Megana Turista. E poi non lo so in che modo siamo arrivati a parlare un po' di collezioni, le nostre collezioni, e quindi non si fa più la collezione di farfalle, ma si fanno altre collezioni. Io, ad esempio, colleziono bicchieri della birra, e ne ho parecchi collezionati, e sicuramente ve li farò vedere. Da lì, insomma, è uscito fuori che secondo me anche molti di voi hanno delle collezioni particolari, quindi
sarebbe un bell'argomento anche da trattare sicuramente. E magari nella collezione vi dirò anche quali collezioni ho e quale secondo me è il pezzo più bello. E quindi poi di conseguenza magari nel post metterete anche voi. Ma faremo un post dedicato, apposta, quindi non preoccupatevi. Nel frattempo invece cosa abbiamo anche detto? Adesso abbiamo parlato anche di viaggi, mannaggia, è vero, perché Super Falcotec ci salutava di nuovo perché stava partendo e se ne stava andando a Madrid. Allora, se ne stava fino al 30 dicembre, quindi si faceva le vacanze di Natale, le festività natalizie a Madrid. Che fortuna! Molti di voi poi hanno scritto, insomma, chi da Malaga, chi addirittura, insomma, sappiamo, oltreoceano. Come sempre i vostri saluti sono sempre molto belli, carini, interessanti, simpatici. Abbiamo parlato anche di Peter che in realtà lui a proposito di collezioni ha buttato tutte quelle dei suoi genitori perché le trovava inutili e poi lui dice noi alla fine siamo solo di passaggio, non ci dobbiamo portare niente, ma no, perché alla fine è bello anche poter conservare, no? Quello che è stato qualcosa anche per i nostri genitori, quindi ho bocciato Peter e ho detto Peter così non va bene, no, non ci siamo, non ci siamo. E poi ah sì, Alan collezionava numismatica e filateria, ma poi avremo modo di vedere meglio. Ecco che sono arrivata al menù che Mega Naturista ci aveva dato, ovvero broccoli con acciuga al verde, filetto di salmone al profumo di aneto, sfoglia con mele, fichi e uvetta. E noi, quando Mega Naturista ci dà sempre praticamente, diciamo così, il suo menù, noi ingrassiamo solo di 10 kg, ecco, se non di più. E poi siamo entrati anche nel mondo, diciamo così, indiano, dove il nostro amico Pazza Idea ha un mobilificio, va in India, insomma, per lavoro e diceva che gli mancava sicuramente la pasta e la pizza e che di solito sta 2 mesi via, per cui, insomma, ha modo di stare un po' lampo qua, però logicamente dopo 2 o 3 giorni già il cibo italiano gli manca. Ho capito, effettivamente sì, dobbiamo fare un po' attenzione quando andiamo via, a essere un po' più legati a quella che è la nostra cultura, la nostra tradizione, il nostro cibo. Detto questo, insomma, che cosa abbiamo poi ancora detto? Ci siamo ancora detti qualcosa? Beh, abbiamo detto che martedì prossimo faremo l'alberello di Natale, questo che qua dietro, che è un pochettino spoglio, effettivamente, ancora un po' spoglio, ma lo faremo, quindi tranquilli, non vi preoccupate, che ho già tutte le palline qua, vedete? Sono già tutte lì, già pronte, posizionate per poter essere in qualche modo utilizzate e addobbare l'albero. Così martedì faremo insieme il nostro alberello. Niente, che come sempre vi ringrazio perché anche questa volta eravate tantissim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 
mandarvi un bacione, salutarvi e ringraziarvi per essere stati con me. E per gli abbonati, qualche contenuto extra sta arrivando, quindi ci si vede anche lì. Come sempre, se volete, potete scrivermi su emmacalibuna@libero.it. Patreon non solo radio o semplicemente anche YouTube, potete anche abbonarvi a YouTube. Un bacio grosso, ciao, buone feste e rimanete sintonizzati perché insomma sarò sempre lì a raccontarvi un po' di cose e poi faremo l'alberello insieme e poi faremo un post dedicato alle nostre passioni o meglio alle nostre collezioni. Ciao, alla prossima, ciao.